Amici dell'Hockey, buonasera, benvenuti all'appuntamento del martedì hockeyistico. Sartana Carispezia contro 100 giovani calciatori Viareggio è il match di cartello di questo turno di campionato. Con le due squadre che si presentano alla sfida, reduci da soddisfazioni di Coppa, il Viareggio è andato a vincere a Vendrell nell'impegno europeo, appunto. Sartana invece è andato a pareggiare proprio qui su questo stesso impianto del Piazza Terzi, 6-6, ed ecco dunque il match che è iniziato con l'apparato, con il tiro che va fuori dalla grande distanza provato da Montigel, rimane invariato, inchiodato sulla 0-0 punteggio. E gol! E Morsi! E ha segnato Morsi! E ha segnato Morsi! E ha segnato Morsi! E ha segnato Morsi! Segnato Morsi! Si ricomincia con Morsi. Perde la pallina Rubio, la pareggio. Il pareggio di Costa Ferré. Costa Ferré impatta al 19-10. Si ricomincia con Gavioli. 5 minuti e 35 la conclusione. Occhio a Costa Ferré, l'autore del pareggio. C'è il blu a De Rinaldis. Dal via, sta per dare via l'azione Gian Gregorio. Ecco Rubio. E Corona para! Para Corona! Ancora Montigel. Ha sbagliato completamente il tocco. Poi eccolo lì il gol del 2-1. Il gol del 2-1. Ancora di Costa Ferré. Ribalta il risultato il Viareggio al 21-42. Al 20-42. Fallo su De Rinaldis. C'è il blu. C'è il blu per Montigel. Dal via l'azione Galoppi, ma De Rinaldi tira fuori, ancora al Deri, ancora fuori. Opportunità ghiottissima mancata da Sartana. Quel pallo di Festa, blu a Festa. Buona Festa al 4.47. Eccolo Costa contro Corona. Pa è fuori. Pallina di Rossi. Prova la con gol. E chicco non lo sa che quando segna fa godere la città. Il tiro di Chicco ha battuto Barotti e ora siamo 2-2. E Chicco non lo sa che quando segna fa godere la città. 13:36, 2-2 di Rossi. Attenzione al Viareggio che perde l'occasione per Palagi Buglia. E il gol subito il gol. Subito il gol del 3-2. Subito il gol del 3-2. Ha segnato Montigel. Sartana 2, Viareggio 3. Sartana che produce il massimo sforzo. Montigel. Ruba Borsi. Poi Festa. E Festa. Che fantastico Sergio Festa.
è fantastico, fantastico, che festa, senza festa, senza festa, ha fatto gol. Festa, è fantastico, fantastico, senza festa, è fantastico, fantastico, senza festa, senza festa, senza festa, ha fatto gol. Sergio Festa, Sergio Festa, ha fatto gol. Sergio Festa, Sergio Festa, ha fatto gol. Decimo fallo Viareggio. Para Barozzi, ancora Festa. Ancora Barozzi. De Rinaldis da Borsi, c'è il fallo ancora di Costa Ferré, blu, blu di Costa Ferré, altra opportunità per Sarzana. Ecco l'occasione dolce e non riesce a segnare. E non ce la fa, non ce la fa a tirare, finisce 3-3. Finisce 3-3, una partita bellissima nella quale Sarzana ha avuto l'opportunità di vincere. Francesco Dolce, 3-3 col Viareggio. Prima di iniziare forse l'avresti sottoscritto questo risultato. Io dico che Sarzana stasera doveva vincere. Non l'avrei sottoscritto perché dovevamo vincere. L'ho già detto in un'altra intervista poco tempo fa. Noi se giochiamo da Sarzana possiamo vincere con tutti, non dobbiamo avere paura di nessuno. Il problema nostro sono quei minuti dove molliamo, dove stacchiamo un po' la spina, come abbiamo avuto a fine primo tempo, dove abbiamo avuto per qualche minuto in più con Correggio in casa. Però se rimaniamo concentrati, se giochiamo, se facciamo il nostro gioco, ce la giochiamo con tutti e ci dobbiamo credere. Ci dobbiamo credere un po' di più, se ci credevamo un po' di più stasera avremmo vinto la partita. Ecco, questo è il rammarico dei due tiri liberi alla fine. Sì, purtroppo è un problema che abbiamo in questo momento, in questo periodo, ne stiamo sbagliando veramente troppe. Con questo regolamento sono fondamentali. Se li fai, quando ce n'hai 4, 5, ne devi fare almeno 2, la partita la porti a casa. Ecco, quindi ultima domanda, il processo di crescita della squadra deve essere soprattutto mentale? Sì, è un processo completamente mentale, perché fisicamente stiamo bene, corriamo, giochiamo bene, la gente si diverte, è tornata al palazzetto. Ci manca un piccolo step per diventare grandi.